Benvenuti in questo nuovo video, io sono Daniele. Oggi voglio dedicare questo video a Tiger Biker Girl. Mi diceva in un suo messaggio che lei ha un fisico minuto e quindi ogni tanto si trova in difficoltà con la mole della moto. Allora, ovviamente l'importanza di scegliere la moto in base alle proprie esigenze non è da sottovalutare. Detto questo, il suo quesito era proprio come fare ad affrontare curve strette e magari a bassa velocità, quindi quando la velocità non ci aiuta, anzi sentiremo proprio il peso della moto, soprattutto nelle manovre più strette, come può essere durante un esame di guida, oppure semplicemente l'inversione in un parcheggio, un tornante o la classica inversione a U. Come dicevo nei video precedenti, vi lascerò il link, lo spostamento del peso del corpo durante le manovre più complesse è fondamentale. Andiamo subito a vedere un esempio lampante. Cercherò di fare un'inversione a U all'interno del mio garage, che è chiaramente un garage, quindi molto stretto, si può vedere l'ingombro della moto. Andiamo subito a vedere come effettuare un'inversione, possibilmente senza mettere i piedi per terra. Allora, cosa si nota subito? Se non ci avete fatto caso, ve lo dico io. Durante l'inversione di marcia, quando la velocità rallenta molto, io alzo i giri del motore per far sì che le masse volaniche all'interno del motore aumentino e mi mantengono la moto stabile, un po' come quando giocavamo da bambini con la trottola, quella che schiacciavamo, quella girava e rimaneva in bilico. O semplicemente quando lanciamo una monetina e quella ruota su se stessa e percorre metri su metri. Più veloce la lanciamo, più la monetina gira e più rimane in equilibrio. La stessa cosa vale per le masse volaniche del motore. Più alziamo i giri del motore, più questi aumentano, più ci aiutano a rimanere in bilico, proprio come un giroscopio. Detto questo, arrivo, quando diminuisce la velocità, alzo i giri del motore, esco con il corpo all'esterno della curva e compio la mia inversione. Avrete notato a un certo punto, quando ho cercato di fare il giro intorno al birillo, una perdita di equilibrio. Subito mi è venuto d'istinto alzare i giri del motore, che mi hanno aiutato a mantenere l'equilibrio, e se serve una pedata per terra senza nessun problema e si raddrizza la moto, oppure si continua a compiere il giro. Cosa fondamentale sono i pesi del corpo. Uscire completamente dalla moto quanto più l'inversione è stretta, quindi uscire quanto più possibile con il corpo dalla moto. Quindi se la curva è a destra, io esco con il corpo a sinistra, mantengo l'asse del baricentro dritto, riesco a piegare di più la moto si piega, più l'inversione diventa stretta. Con questo video ringrazio Tiger Biker Girl per i suoi messaggi, per l'apprezzamento e soprattutto per la domanda che mi ha fatto. Quindi invito tutti quanti, abbiano un dubbio e vogliono una risposta, io quanto prima cercherò di postare un video con la risposta. Come sempre lascio tutti i miei contatti qui sotto, dove potete contattarmi per i corsi e per qualsiasi informazione. Grazie a tutti da Daniele, per oggi questo video è finito, ciao!